È presente in molte ricette della tradizione toscana, più dolce, più grande, meno invasivo dell'aglio e gustoso e salutare. Stiamo parlando dell'aglione, una varietà tipica della Val di Chiana, sulla quale si sta cercando di puntare anche nel nostro territorio. Nei giorni scorsi al ristorante Alla Lanterna, a Metauriglia di Fano, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Camera di Commercio delle Marche hanno tenuto un convegno per illustrare le proprietà funzionali di questo alimento e le opportunità di coltivazione. Ma è un prodotto che da un punto di vista economico per gli imprenditori può produrre sicuramente, se si ha un mercato nel consumo, e il mercato si ha, perché se lei pensa che per poter svolgere questa iniziativa l'aglione addirittura ci è stato venduto a 60 euro il chilogrammo, che è una cifra altissima, però voglio dire, nel mercato mediamente vale dalle 20 alle 25 euro alla produzione, e la quantità che si può fare sono quantità importanti. È un cibo che però si abbina ai sughi, si abbina ad altri prodotti, può addirittura piantarlo in vaso anche in casa. È chiaro che non possiamo pensare che questo diventi una cultura come il grano, no, diciamo che sono nicchie di mercato importanti che possono dare grandi opportunità. Nel corso degli anni è stata quasi abbandonata la produzione dell'aglione, definito anche aglio a prova di bacio, infatti è privo di allina e dei suoi derivati, e questo lo rende più digeribile e fa sì che abbia il gusto e il profumo dell'aglio, ma non le sue conseguenze poco piacevoli. Numerosi inoltre sono i benefici. È un toccasana per l'apparato cardiocircolatorio, per cui abbassa il colesterolo cattivo e aumenta quello positivo. E riduce i rischi di trombosi e di ictus, è un antimicotico, è un antiossidante, per cui come tutti gli antiossidanti è positivo per quanto riguarda, diciamo, i tumori. Può essere utilizzato quando ci pungono gli imenotteri, per cui su una puntura di vespa o una puntura di ape strofinare, diciamo, l'aglione riduce il gonfiore e il prurito. È amico delle ossa, questa è una caratteristica molto importante, per cui soprattutto per le donne con i problemi di osteoporosi, e abbassa l'indice glicemico del sangue. Il fatto che può essere consumato in grandi quantità senza avere nessun tipo di problema permette appunto di essere considerato un bel alimento funzionale. A prescindere dal tipo di cottura? Allora, sarebbe bene utilizzarlo a crudo, come tutti gli alimenti, se sono mangiati a crudo, diciamo, mantengono maggiormente le proprie proprietà. Però basta non soffriggerlo, ma va semplicemente cotto nel pomodoro e poi schiacciato.